Put your flags up in the sky, in the sky. And when we say the sky, Lego. If you have a planet, become one. It's like a drum to destiny. Don't hear
Lego. Lego. You have arrived, it's the place. No more doubts, the time is coming. You have a planet, become one. Like a drum, destiny is calling. German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Diciamo che per noi è stato molto importante arrivare alla fine dei 90 minuti sull'1-1, poi diciamo che si è conclusa per il meglio, è arrivata una vittoria inaspettata, anche viste le nostre differenze tecniche e tattiche, eravamo nettamente inferiori, però ha vinto chi ha meritato di più. Hai sbagliato il rigore decisivo, la Coppa dopo 3 anni va al Bar Napoli. Sì, è stato un errore inaspettato, sono andato convinto di far gol, invece purtroppo è andata male. Forse abbiamo preso la partita sotto gamba, ma è anche giusto che anche gli avversari, visto che non vincevano da tanto. Volevi fare il cucchiaio? Sì, veramente sono andato con quell'intenzione. Poi ho visto il portiere che praticamente non si è mosso, ho cambiato idea e è andata così. Adesso basta parlare di questo episodio, spero che insomma le prossime edizioni ci porteranno più fortuna. Dobbiamo dare anche merito a Luca Peluso, che quest'anno ha vinto tutto il campionato Serie B di calcio a 5 e quest'anno anche questa coppa, quindi diciamo il merito è suo e di Luca Peluso. Sì, fortunatamente che non c'è stato il torneo a Don Rocco, perché visto altrimenti penso che quello lì è un suo tabù. Però vabbè, dimostrato, Peluso ha qualità, quindi ha dimostrato tutte le sue qualità in questa partita, ha dato tutto. Complimenti alla squadra avversaria, a parte Giovanni Palumbo, che penso che... Detto scimmione, non sto scherzando, perché queste sono partite amichevoli dove dobbiamo divertirci, quindi non serve fare queste entrate a piedi uniti, perché insomma si rischia di far male, quindi non serve. Volevi fare il cucchiaio? Sì, veramente sono andato con quell'intenzione. Poi ho visto il portiere che praticamente non si è mosso, ho cambiato idea e è andata così. Adesso basta parlare di questo episodio, spero che insomma le prossime edizioni ci porteranno più fortuna. Dobbiamo dare anche merito a Luca Peluso, che quest'anno ha vinto tutto il campionato Serie B di calcio a 5 e quest'anno anche questa coppa, quindi diciamo il merito è suo e di Luca Peluso. Sì, fortunatamente che non c'è stato il torneo a Don Rocco, perché visto altrimenti penso che quello lì è un suo tabù. Però vabbè, dimostrato, Peluso ha qualità, quindi ha dimostrato tutte le sue qualità in questa partita, ha dato tutto. Complimenti alla squadra avversaria, a parte Giovanni Palumbo, che penso che... Detto scimmione, non sto scherzando, perché queste sono partite amichevoli dove dobbiamo divertirci, quindi non serve fare queste entrate a piedi uniti, perché insomma si rischia di far male, quindi non serve. Volevi fare il cucchiaio? Sì, veramente sono andato con quell'intenzione. Poi ho visto il portiere che praticamente non si è mosso, ho cambiato idea e è andata così. Adesso basta parlare di questo episodio, spero che insomma le prossime edizioni ci porteranno più fortuna. Dobbiamo dare anche merito a Luca Peluso, che quest'anno ha vinto tutto il campionato Serie B di calcio a 5 e quest'anno anche questa coppa, quindi diciamo il merito è suo e di Luca Peluso. Sì, fortunatamente che non c'è stato il torneo a Don Rocco, perché visto altrimenti penso che quello lì è un suo tabù. Però vabbè, dimostrato, Peluso ha qualità, quindi ha dimostrato tutte le sue qualità in questa partita, ha dato tutto. Complimenti alla squadra avversaria, a parte Giovanni Palumbo, che penso che... Detto scimmione, non sto scherzando, perché queste sono partite amichevoli dove dobbiamo divertirci, quindi non serve fare queste entrate a piedi uniti, perché insomma si rischia di far male, quindi non serve.